L'Avvento segna l'inizio dell'anno liturgico. In questo periodo i fedeli sono chiamati ad attendere la venuta di Cristo nella gloria e a seguire un percorso di preparazione al Natale. La prima domenica la liturgia dà risalto alla figura del profeta Isaia che annuncia la venuta del Messia. Isaia, profeta maggiore, parla dell'annuncio. Lui sa ed è totalmente consapevole che il popolo di Dio grida al Signore chiedendo un segno. E lui sa che tante volte il popolo non è stato fedele al suo Dio, ma grida, alza le mani, chiede un segno, chiede una liberazione, chiede il Messia. Ecco, l'atteso aspettato dai popoli, chiede un progetto, e in questo progetto è il Figlio di Dio. E il Figlio di Dio, nato nella grotta di Betlemme 2000 anni fa, continua oggi a visitare il suo popolo. Chi non lo riconosce presente, veniente oggi nel sacramento, inutilmente celebra la sua prima venuta e invano attende la sua seconda. Anche se ogni anno il Natale ritorna e quindi sembra una cosa ripetitiva, in realtà il tempo d'Avvento è sempre una cosa nuova. Perché è sempre nuovo l'arrivo di chi noi amiamo, quindi se aspettiamo una persona che ci è cara, qualcuno che, a cui vogliamo bene, la gioia di sapere che arriverà è grande. Per ricevere il Signore che viene, i fedeli si preparano nel loro quotidiano. È il caso di Sissi, italiana, che vive in Terra Santa. Ma anche se sono lontana da casa, un po' come sono abituata a casa, perciò con le occasioni che mi vengono date qui. I frati hanno pensato a dei momenti di incontro al Getsemani e con delle piccole lezioni. Ci saranno le occasioni che offre la Terra Santa, come l'ingresso del custode Betlemme, intensificando la preghiera quotidiana. Sara presta servizio come volontaria nella biblioteca della custodia ed è in questo ambiente che si appresta a seguire il suo percorso verso il Natale. Sicuramente cercando di accogliere tutte le persone che arrivano in biblioteca, al lavoro, è come se fossero, diciamo, l'immagine di quel Gesù bambino che sta per venire, no? E quindi cercare di accoglierle con il sorriso, come se fossero loro stesse quel bambino povero che sta per arrivare. E vivere tutto questo proprio nella terra in cui nacque Gesù ha un significato speciale. Da un lato è molto simile a casa, nella misura in cui le cose che si fanno sono le stesse. Dall'altro è molto diverso, un po' per il clima che si respira e un po' perché uno spera di poter vivere il cosiddetto quinto Vangelo, cioè di poter vivere i luoghi santi e che i luoghi santi gli possano parlare. È veramente speciale essere qui in questo periodo perché sento veramente di vivere l'Avvento in una maniera diversa e di essere più vicina a lui, quindi sono molto contenta di essere qui.